Ciao! Ma quanto tempo che non ci vediamo, porco cane! Per chi non lo sapesse, sono stata un po' assente perché nel frattempo ho avuto un bambino. E questa cosa a quanto pare porta via più tempo di quello che pensassi. Oggi sono qui per farvi il video su il mio travaglio, parto, primi mesi con il bambino. Allora, avevo già fatto questo video proprio in realtà abbastanza fresca della cosa, quando il bimbo aveva un mese, forse 3 settimane, non mi ricordo. Però ho pensato che ero ancora poco obiettiva, nel senso che ero in quel periodo in cui la testa era partita e quindi, e poi rivedendo il video era tutto sconclusionato, proprio si vedeva che ero fuori forma fisica e mentale e quindi ho deciso di farlo più in là e di prendermi una maternità un pochino più lunga. Questa cosa ha pagato perché mi sento molto più. Quindi adesso veniamo alle 10 cose sul mio travaglio, parto e bambino, perché ovviamente devo fare sempre le cose in modo schematico perché altrimenti non sono contenta, sperando di poter aiutare qualcuno o comunque di soddisfare la curiosità di chi si sta chiedendo com'è andata. Vi dico adesso che questo video forse potrebbe spaventarvi un pochino, potrebbero esserci troppe informazioni, nel senso guardatelo se ve la sentite, io sarò molto leggiadra nel toccare certi argomenti, però sempre di quello si parla, quindi se tu sei una persona che vuole sentire parlare di parto, travaglio e neonati, probabilmente invece che lasciarmi un pollice in giù e un commento negativo qui sotto potresti serenamente chiudere il video. 1. Il bambino è nato il 6 di novembre. Doveva nascere il 7 e vi dirò alcuni fatti interessanti di questa data. 1. Abbiamo appeso l'ultimo quadro, cioè la casa era ancora un work in progress fino all'ultimo secondo. Il 5 sera abbiamo appeso l'ultimo quadro che è ancora senza foto perché non so, non riusciamo a metterci niente dentro perché è stata talmente forte la sensazione di che non siamo riusciti ancora a metterci dentro niente. 2. Davide ha preso il primo giorno di ferie il 6 dicendo vabbè, vediamo, è lunedì, se non succede niente vado a lavorare lo stesso. Alle 5 di mattina mi sono iniziate le doglie, questo bimbo è sempre stato preciso. 2. Io ho fatto 14 ore di travaglio ed è poco. So che non è una cosa che voi ragazze vorreste sentirvi dire, ma è poco. Per una primipara di solito ci vogliono dalle 21 alle 24 ore di travaglio, tutto compreso, perché il travaglio ha 3 fasi, che sono i prodromi, il travaglio attivo e il travaglio di parto. Io ci ho messo 14 ore in tutto. E sì, non è tanto. E no, le persone che hanno partorito in 2 ore sono una leggenda oppure sono molto molto rare, molto più rare delle persone che ci mettono 24 ore. Quindi mettetevi nell'ordine delle idee che non è possibile sparare fuori il bambino con uno starnuto il giorno del parto. 3. È la risposta alla domanda che mi fate più spesso. Ha fatto male? Sì, cacchio, sì, fa malissimo. È il dolore peggiore del mondo, fa proprio male. Adesso io ve lo dico perché trovo che ci sia poco passaggio di informazioni, perché le mamme ovviamente tendono una volta passate a dire sì, vabbè, se io vado a dire com'è davvero non fa nessuno i figlioli. Però fa male, male, male. Male. Perché la gente allora fa i figli e ne fa uno, due o tre? Perché a parte che i figli sono una gioia, sì, quella cosa lì. Sono preparata ad un sacco di mom shaming qui sotto, ci saranno un sacco di pancine che mi vorranno sparare. I figlioli vengono fatti comunque, continuati a fare, perché uno, le 14 ore alla mamma passano velocissime perché sei molto impegnata a gestire le contrazioni, cioè almeno così è stato per me. Io ho 14 ore, avevo le contrazioni ogni 2 minuti per la maggior parte delle 14 ore e quindi io ero molto concentrata a gestirla, a non cadere per terra, a non gridare come una pazza, cosa che poi comunque ho fatto. La gente che non farà bambini per questo mio video mi spiace, però credo di dovervi di essere onesta. Quindi, se ero molto occupata, quindi quando Davide mi ha detto che ora era quando ho fatto il bambino, io sono rimasta cosa? Per me era passata 1 ora al massimo, invece erano passate 14 ore. L'altro motivo per cui i bambini si continuano a fare, nonostante faccia così male, è perché è l'unico dolore così forte che passa così. Ma sul serio, cioè io. Infatti Davide ha detto, io sembrava che tu stessi morendo e dopo un secondo che era uscito tu eri di nuovo tutta rosa, tutta felice, sorridente con il bimbo in braccio. Perché oggettivamente non è la gioia del bambino. È proprio l'improvvisa assenza di dolore che ti lascia completamente scioccata e ti senti un attimino Dio e poi hai tutte le endorfine in circolo e quindi sì, nel senso continui a farlo perché comunque sai che improvvisamente passa tutto. 4. È andato tutto bene, bene, nel senso che è stato un parto da manuale, non ho avuto nessuna complicazione, l'unica cosa che non è andata bene
tra virgolette, è stato che io volevo fare l'epidurale e non mi hanno fatto l'epidurale. Adesso, io non vi dico dove ho partorito, perché non voglio questioni, appunto, perché poi comunque ci sono persone bravissime, personale preparatissimo che lavora in quel posto lì, e quindi io non voglio parlare anche per loro, però io ho trovato una capo ostetrica nel momento dell'accettazione che mi ha voluto far andare in sala travaglio, nonostante io fossi già adatta per la sala parto, perché io mi sono fatta seguire da un'ostetrica a casa, che ha seguito tutto il travaglio, ha seguito le ultime settimane di gravidanza, tutto il travaglio, mi ha visitata, ha visto che ero dei centimetri giusti per fare l'epidurale e ci ha accompagnato in ospedale. È passata durante il parto anche con noi. Questa ostetrica con la sua collega mi hanno visitate e hanno constatato che ero di 4-5 cm, quindi il tempo di arrivare all'ospedale sarò stata di 6 cm, anche secondo la ginecologa, invece secondo l'ostetrica io ero di 2 cm. E quindi io, nonostante io chiedessi e implorassi per l'epidurale, lei faceva tutti dei discorsi strani e paraculo, tipo, ma non te lo sto negando, che se te la facciamo adesso poi partorisci tra 3 giorni. Insomma, io l'ho vissuta un po' come alla fine, cioè quando ci ho ripensato dopo mi ha raccontato un po' delle cacate e come se non me l'avesse voluta fare, non so perché. Io spero che lei l'abbia fatto pensando di far bene per me e non per qualche strana sovvenzione che l'ospedale ha nel caso ci siano più parti naturali. Adesso, io poi per il resto mi sono trovata benissimo a partorire lì. Però questa cosa qui mi è rimasta un po' qui perché io non ho fatto l'epidurale, perché magari mi sarei potuta godere di più il momento in cui veniva al mondo mio figlio, invece no, ero sconvolta, ero stanchissima. Poi il mio travaglio è stato molto doloroso perché avevo il bambino molto basso dall'inizio, cioè il bambino non doveva scendere, il bambino era già giù. Quindi sentivo la testa che mi spingeva sul coccige. Io sono stata tanto male durante il travaglio, c'era la ragazza insieme a me in travaglio che stava male come stavo io, perché fossimo vicine. Io questa cosa qui ce l'ho un po' qui, secondo me non è andata tanto bene, non farò niente a proposito. Per il resto è andato tutto bene perché ho incontrato invece un'ostetrica favolosa in sala parto, che mi ha rassicurata, mi ha fatto mettere nella posizione più comoda per me, eccetera eccetera, ha messo la musica che io ho sentito solo dopo aver partorito perché in quel momento ero un po' è stato anche tanto di supporto il fatto che ci fosse Davide con me lì. Quinto punto del quale vorrei parlarvi è che il postparto è molto meno doloroso di quello che pensassi, nel senso che io mi aspettavo di essere dilaniata lì sotto, mi aspettavo che mi facesse malissimo, che non riuscissi a sedermi, che non riuscissi a alzarmi, non riuscissi a camminare, invece mi sentivo stranamente normale dopo, cioè il giorno dopo, dopo il parto io ho avuto un piccolo calo di pressione, quindi sono stata in sala parto 300 ore, però nel senso il giorno dopo io ero abbastanza normale, mi sentivo un po' stanchina e basta. Ed è una cosa che mi ha un po' scioccato perché io mi immaginavo che ci fossero dolori indicibili dopo il parto. Vero è che io non ho avuto molti punti, però i punti fanno meno male di quello che mi aspettavo comunque. Cioè il dolore più grande non è stato i punti o comunque la lacerazione. Mio Dio, la gente non farà più figli dopo aver visto questo video. Ma il dolore più grande è stato appunto le contrazioni sul coccige. Dal punto di vista fisico è gestibile molto bene, almeno per me, per chi non ha una quantità esagerata di punti è gestibile abbastanza bene. Per me è stato più difficile gestirlo dal livello emotivo perché non mi sentivo più io per via degli ormoni. 6. In postparto mi sono resa conto di quali persone volevo frequentare e quali no, nel senso che mi sono resa conto che ci sono una serie di persone che non hanno idea dell'etichetta che è buona educazione applicare quando una persona ha avuto un bambino. Ad esempio, non ci si deve presentare in casa senza avvisare, oppure se capisci che la persona non ti vuol vedere magari perché vuole fare un pisolino, non perché ti sta snobbando. Ho selezionato bene le persone nella mia vita, diciamo. Ho visto che c'erano alcune persone che io magari avevo sottovalutato o frequentavo poco in quel momento, che invece mi sono ritrovata a frequentare di più perché avevano una delicatezza particolare che era adatta a quel momento della mia vita. Cioè, mi avvisavano, mi dicevano, ma sei sicura che ti posso venire a trovare? Anzi, aspettavano di essere invitate da me. Altre persone che invece dicevano, dai, sono qui, per favore, dai, vediamoci, dai, sono venuta apposta. E sono le stesse persone che poi vedono il bambino e lo toccano con le mani sporche. Sì, diciamo che se prima io ero una persona intollerante con il genere umano, adesso sono ancora più insopportabile. Vabbè, se voi mi seguite vuol dire che vi piaccio così oppure vi piace insultarmi perché sono così, quindi che senso avrebbe cercare di migliorare da questo punto di vista? Punto numero 7. I bambini neonati
non dormono la notte, nel senso non è che ci sono i bambini che dormono e i bambini che non dormono, i bambini neonati non dormono semplicemente perché all'inizio, le prime 4 settimane almeno, mangiano ogni 2 ore e mezza, 3, e ogni 2 ore e mezza, 3 vuol dire che iniziano le 3 ore e quando iniziano le 3 ore iniziano a mangiare, in quelle 3 ore compreso il tempo della poppata, che varia tra i 20 e i 40 minuti, il tempo in cui lo cambi, lo calmi e lo addormenti. Quindi sì, non fatevi allettare, anche i bambini che dormono 7 ore dalla prima notte esistono, però sono molto rari, sono rari come le donne che ci mettono 2 ore e uno starnuto per tirare. Quindi cioè, mi sono resa conto anche di questa cosa, mi sono resa conto di quanto dia fastidio la domanda: ma dorme la notte? No che non dorme, cacchio, deve mangiare ogni 2 ore e mezza. Come fa a dormire? Come faccio a dormire la notte se deve mangiare ogni 2 ore e mezza sto figliolo? 8! Questo è un punto positivo, visto che io sono sempre lamentona, ma voi dovete sapere che io sono spezzina. Gli spezzini sono famosi per essere un po' lamentoni, quindi sopportatemi. Il punto numero 8 è che io ho acquisito un grande rispetto per il mio corpo. Il mio corpo mi ha sempre dato dei problemi, sono sempre stata una bimbina malaticcia perché avevo l'asma, perché ho avuto problemi di tiroide che non sono stati curati, che mi hanno provocato problemi fisici, cioè il mio corpo ha sempre pesato di più di quello che avrei voluto. Poi rivedendo le foto mi sono detta: sei una cogliona, stavi benissimo come stavi. Il mio corpo mi ha sempre dato... è sempre stato un corpo scomodo, che però gravidanza e parto e postparto si è comportato benissimo. Nel senso che io non ho avuto nessun tipo di complicazione durante la gravidanza, nessun tipo di complicazione durante il parto, una ripresa velocissima anche a detta dell'ostetrica che mi ha seguito, una perdita di peso anche veloce, nessun prolasso, nessun... nel senso adesso ovviamente... ci sono delle smagliature perché è impossibile che non ci siano, però non sono molla, non ho il sacchettino come a volte si vede di ragazze che invece hanno più problemi. Cioè il mio corpo proprio si è comportato bene e quindi nonostante non mi sia mai piaciuto al 100%, io ho imparato a rispettarlo, anche l'allattamento. Il latte mi è venuto subito, non ho avuto nessun problema, nessun ingorgo, nessuna mastite. È tanta roba avere un corpo così e io infatti volevo prendere un secondo per ringraziare il mio corpo. Grazie, perché nonostante io non ti abbia mai trattato particolarmente bene, sei stato un grande. Punto numero 9. Le prime settimane sono davvero difficili, sono più difficili del parto e qui non c'è il passaggio di informazione, o perlomeno le donne che stanno per partorire o che vogliono fare un bambino non ascoltano questo punto. Davvero, le prime settimane, le prime 4 settimane, se mi avessero detto rifai le prime 4 settimane o rifai il parto, io avrei detto rifaccio il parto. Forse perché ho avuto un bel parto, quindi molto doloroso, però avrei preferito quello, perché le prime 4 settimane sono davvero un turbine di cose. Cioè, tu vorresti essere solo innamorata del tuo bambino e ti senti in colpa perché non è l'unica sensazione che provi, provi solitudine, provi angoscia, provi un po' di depressione, perché le prime 2 settimane dopo il parto è normale avere il cosiddetto baby blues, cioè un'angoscia serale oppure anche di tutto il giorno che ti accompagna, in cui tu non riesci a trovare il lato positivo delle cose, nonostante abbia tu la fortuna più grande, cioè quella di aver messo al mondo un bambino che sta bene, nel mio caso. Quindi io ero veramente sconcertata, perché io amavo il mio bambino, però non era l'unica cosa, anzi non era neanche il sentimento più forte le prime settimane. Ero disorientata, non sapevo se stavo facendo bene, mi sentivo sola nonostante avessi avuto una rete di supporto molto grande, Davide fosse stato sempre molto presente, mi sentivo in trappola, strana come sensazione, cioè tu passi tutta la vita a desiderare un bambino e poi quando arriva ti senti solo la pappa del bambino e quindi ti senti stringere la gola. È una sensazione particolare. Adesso io preferirei che voi trattaste l'argomento con delicatezza, non per me perché l'ho passata e l'ho superata, ma per le persone che la stanno passando. Quindi non pensate di sapere queste cose se non ci siete passate, oppure anche se voi nelle vostre gravidanze queste cose non le avete passate, non pensiate che nessuno le passi. Anzi, è una cosa, ho riscontrato molta solidarietà su questo punto, ho scoperto anche grazie alle storie di Instagram, perché io in questo periodo sono stata molto attiva su Instagram, anzi seguitemi su Instagram, ho scoperto che tantissime mamme si sono vergognate di dire queste cose, cioè che è difficile, ma non è difficile perché non sai cambiare i pannolini, è difficile perché tu non ti senti ancora mamma, sei diventata mamma perché una cosa è uscita di corsa, non troppo di corsa, in 14 ore da lì sotto, però non ti senti mamma ancora, cioè ti senti una bambina che ha fatto un bambino, per citare The Help. È proprio
una sensazione strana che ti fa sentire un sacco in colpa, un periodo veramente difficile. Io devo dire di essermi iniziata a godere il bambino durante le vacanze di Natale, perché Davide ovviamente è stato un po' a casa e c'erano tutti i parenti e il bambino ha iniziato a prendere un ritmo e io mi sentivo più sicura di me stessa perché ero più capace di prendermene cura, perché la sensazione più grande è stata: sì, ho avuto un bambino ma non sono in grado di prendermene cura, perché in questo momento sono tutta sballata di testa, perché gli ormoni sono veramente degli stronzi. Quindi un messaggio per chi ha provato queste cose: tranquilli, migliora presto, cioè è normale, non vi sentite in colpa, l'importante è che facciate del vostro meglio. Almeno per me è stato così, facendo del mio meglio alla fine ne sono uscita in qualche modo, anche se le giornate brutte continuano a capitare, però adesso quando mi capita la giornata brutta so che ne verrà una meglio dopo, quindi sono più tranquilla. E per di più ho avuto il tempo e il modo di innamorarmi perdutamente del mio bambino, perché all'inizio è una cosa un po' animale, cioè c'è un istinto protettivo molto forte verso questo animaletto che è arrivato. È proprio un innamoramento. All'inizio, inizialmente, quando sei in ospedale, sì, ti innamori del bambino, però quello profondo e viscerale, secondo me, avviene dopo. Per me è avvenuto dopo circa un mese, in cui io proprio non è che non riuscissi a pensare ad altro se non il bambino, ma non volevo pensare ad altro se non il bambino. 10. Adesso voglio parlarvi di Luca. Luca è un bambino bravissimo. E no, non sono una di quelle mamme che per citare, ma che davvero soffre di cazzerellite cronica. Nel senso che Luca è davvero un bimbo bravo, nel senso che siamo stati molto fortunati perché intanto è nato sanissimo, non ha avuto nessun tipo di problema. Siamo stati dalla pediatra solo per le visite di controllo e di crescita. Cresce bene, mangia bene, si è sempre attaccato, non ha mai avuto problemi con ciucci, biberon. Siamo stati fortunati in genere con lui, è un bambino, poi vabbè, non, le mamme non lo dovrebbero dire, ma è un bambino bellissimo, io quando lo guardo me lo mangerei. È intelligente, e è nato chiacchierando, non sto scherzando. L'ostetrica in sala parto ha detto tipo: ma io un bambino che parlottava appena nato non l'ho mai visto, perché faceva i versetti. Luca è nato con gli occhi aperti, le sopracciglia aggrottate così, della serie eri tu quella che urlava, e faceva i versetti della serie. E io lì che guardavo questo bambino bellissimo e ero in estasi per questi versetti. E Davide che diceva all'ostetrica: no, lei non ha mai visto un bambino parlare perché non era figlio di mia moglie, è figlio di sua madre, per quello che parla, diciamo. Adesso in questo periodo sta imparando a tirarsi su seduto quando gli teniamo le manine, parlotta, sorride, è furbo, capisce da chi può essere preso su, e quando per esempio vede mio marito gli piagnucola un pochino di più perché sa che ha il cuore tenero e lo tira più su. Dorme nella culla per adesso, poi passano varie fasi i bambini, però non ha problemi a dormire da solo, a stare da solo, a giocare da solo. È veramente un bambino bravo e ha tanti capelli, non so se avete visto su Instagram, seguitemi su Instagram che pubblico molto di più che su YouTube. Ha tantissimi capelli, ragazzi, me lo dicevano in travaglio quando mi visitavano: sento i capelli. Quindi cioè glieli abbiamo anche dovuti tagliare perché non riuscivamo, cioè si sporcavano troppo spesso e qui dietro non riuscivo a pulirlo bene perché ha tutti i ciccetti, sì, no, è tutti i ciccetti. Quindi io sono completamente, non so se mi vedete, completamente innamorata di questo bambino e sono tanto contenta che, cioè, sia venuto dall'amore mio e di Davide. Cioè non è, e poi sono arrivata a capire che io non volevo, il mio desiderio da quando ero piccola non era essere mamma, ma è diventato essere mamma con Davide. Cioè essere un genitore insieme a Davide, perché è stato un cammino bellissimo. Certo, è un periodo molto difficile per una coppia,
perché si ridefiniscono i ruoli ed è si vede veramente di che pasta è fatta quella relazione. Cioè, se non è una relazione forte, io non so come faccia a superare questa fase. Ed è stato veramente il papà migliore del mondo finora. È molto più bravo come papà che come io come mamma, probabilmente. E niente che dire, sono veramente fortunata da questo punto di vista di avere Davide come papà, perché è veramente il meglio. Quindi sono tornata il 14 febbraio con mercoledì, ma per ora cercheremo di fare un video ogni lunedì. Vediamo come va. Se ce la faccio, ne pubblico anche uno giovedì, ma non sono sicura, non voglio fare promesse e sto zitta adesso. Dopo questo video ci sarà il video dei baby prodotti, quindi prodotti che io uso di più per il bambino in varie categorie, in modo perché mi avete chiesto tanti e voglio, siccome mi sono informata tanto, ho fatto delle belle scoperte e voglio parlarvene. Ovviamente da adesso in poi ci sarà anche la categoria mammi nel mio canale, ma cercherò di integrarla, nel senso non voglio essere troppo monotematica. Io comunque ancora mi occupo di beauty, di lifestyle, di do it yourself, di recipes, perché l'italiano io ci fa schifo. Cercherò di non essere monotematica e figliocentrica su YouTube come invece sono su Instagram. Seguitemi su Instagram, porca miseria! Quindi troverete la categoria mammi su questo canale. Anzi, consigliatemi in questa categoria che video vorreste vedere, perché ovviamente io sono sempre molto contenta quando voi mi date i vostri suggerimenti per cosa farvi vedere. Se questo video ti è piaciuto e sei contento che io abbia ricominciato a sproloquiare davanti alla telecamera, metti un pollice in su, iscriviti e attiva la campanella in modo tale da avere le notifiche tutte le volte che esce un mio video. Ci vediamo la prossima volta, grazie per essere stati qui con me e grazie per avermi aspettato.